One Podcast. Caffettino Weekend, il riepilogone di questo 18 febbraio 2024. Buongiorno e buona domenica, sono Mario Moroni e qui oggi davanti alla macchinetta del caffè virtuale nel nostro podcast quotidiano Daily 7 su 7 Il Caffettino, che vi invito a seguire chiaramente su Spotify, Apple Podcast, tutte le piattaforme di streaming. Bene, alla domenica facciamo un riepilogone generale di tutte le notizie del mondo dell'innovazione. Abbiamo avuto una settimana bella intensa, bella importante, per cui mettetevi comodi che vediamo tutto quello che è successo in questa bella settimana calorosa. Ma avete già festeggiato Carnevale? Beh, dipende da dove siete. Vabbè, insomma, partiamo subito. Roblox e le chat con intelligenza artificiale, che traduce in tempo reale qualsiasi cosa scriviamo con una latenza di millisecondi. Quindi scriviamo in italiano, l'altro ci legge nella sua lingua, ci scrive nella sua lingua, qualsiasi essa sia, ebbene ci ritorna il messaggio in chat in italiano. Una bella sfida, anche perché il prossimo step sono i messaggi audio. Martedì abbiamo parlato di Disney Plus, che ha appena lanciato un aggiornamento, un tool con l'intelligenza artificiale per la nuova pubblicità sulla piattaforma. Praticamente potremo vedere, se saremo inserzionisti di Disney Plus, anche la presunta emozione, sensazione, e quindi costruire un messaggio, diciamo così, pubblicitario più ad hoc. Ma ci interroghiamo se sarà un flop o una grande occasione per inserzionisti. Mercoledì abbiamo parlato con Giuseppe Maiern, siamo tornati nella nostra rubrica AI Update, parlando di che cosa? Di tutte le novità di intelligenza artificiale, compreso una tendenza di Apple a lanciarsi nel mondo open source per quanto riguarda l'AI, un grande novità, e poi il tool settimanale che Giuseppe ci consiglia di utilizzare, molto interessante. TikTok spia gli americani, ma la notizia è che Joe Biden per le proprie elezioni 2024 si è appena iscritto, quindi è un piccolo, diciamo così, un piccolo controsenso forse, non proprio intuitivo, ma parliamo in questa puntata di come la politica un po' se ne fotte, devo dire la verità, di quello che dice precedentemente sul digitale, e per cui dice sì, è un problema, però per me che ho tutta una serie di possibilità non è un problema. Insomma, un bel ragionamento, una bella riflessione in quest'anno delle elezioni globali e mondiali. Perché la generazione Z crede di invecchiare come il latte? Nella puntata, secondo me molto preziosa per le riflessioni di venerdì, parliamo di questa tendenza che sta spopolando sui social e questa sensazione, questa percezione sbagliata della Gen Z. Non state invecchiando come il latte, ma ve ne parlo venerdì, e quindi ascoltatevela, commentatemi e cerchiamo di discutere di cose concrete. Sabato, nella puntata del caffettino a due voci, torniamo a parlare di intrattenimento, ma lo facciamo con Renato Franchi, che è un global director di Camon, un'azienda pazzesca del mondo dei media, e il titolo puntata è L'era dell'iperintrattenimento. Partiamo dalle piattaforme di streaming, dalle problematiche che hanno e dalla situazione di oggi, quindi un'era in cui siamo iper o dovremmo essere intrattenuti. Questo era il riepilogone settimanale con tutte le news. Ti invito chiaramente a seguire il podcast Il Caffettino mettendo segui, attivando la campanellina e mi raccomando votando 5 stelle questo podcast. Ma soprattutto vi chiedo una cosa umana, di consigliarlo a qualche amico, a qualche amica, di taggarmi nelle stories di Instagram, ovunque voi vogliate, per far girare il nostro messaggio. Un po' critico, un po' anche così, pazzesco del caffettino, da più di 1600 puntate, avete capito? Sono sempre qui. Cosa ci devi fare? Niente da fare. Che bella domenica. Questo è il caffettino e io sono Mario Moroni, tutti i giorni qui davanti alla macchietta del caffè virtuale. E se volete suggerirmi una news, mi raccomando, mario@mariomoroni.it, lo state facendo in tanti, cerco di rispondere a tutti nel tempo che ho a disposizione, quindi magari non sono immediato, ma ci sono e leggo io. E se vi va potete anche mandare un messaggio vocale al 335 57 91 901. Noi ci sentiamo domani.